Il progetto Ruralization è un progetto europeo che è durato 4 anni, finirà il prossimo a fine mese. È un progetto che ha l'obiettivo di indagare le aree rurali per trovare nuove politiche, proposte di interventi per rigenerare le aree rurali, per evitare che il destino delle aree rurali sia quello dello spopolamento e per trovare quindi nuove condizioni di vita anche per non solo gli abitanti dei luoghi, chi già sta nelle aree rurali, ma anche per attrarre nuova popolazione da altri territori. Noi operiamo nel Basso Salento da oltre un decennio, siamo un'associazione ma anche una cooperativa agricola che ha recuperato terreni abbandonati e cercato di creare anche un sistema di infrastrutture e di servizio attraverso la creazione e la nascita di un mulino di comunità che è stato autofinanziato attraverso un crowdfunding ma anche attraverso un contributo della regione e anche un mutuo da parte insomma, dei soci. E poi abbiamo messo a sistema delle relazioni che potevano dare anche la prospettiva di futuro ad un paese in via di spopolamento, quindi un'agriludoteca di comunità, un vivaio delle inclusioni, il recupero della biodiversità e tanta attività culturale e di azione, di animazione territoriale che è servita soprattutto a far comprendere che il contadino di oggi è una figura del futuro. Il contadino di oggi ci consente di avere cura del territorio e di mettere insieme anche delle competenze molto molto differenziate per poter far sì che un sistema di questo tipo possa reggersi anche dal punto di vista economico. A Santa Maria del Cedro abbiamo avviato un'azienda agricola, abbiamo acquistato nel 2020 un terreno di circa 3 ettari nel quale abbiamo piantato 1200 alberi di fico dotato DOP e una cedriera. Successivamente abbiamo anche avviato un laboratorio per la trasformazione di prodotti tipici. All'interno di questo terreno vogliamo anche costruire il nostro laboratorio per portare anche i bambini a fare delle esperienze di laboratori didattici, vogliamo portare proprio le persone a toccare la nostra materia prima d'eccellenza, quale il cedro e il fico dottato.